Buongiorno, stiamo considerando questo episodio incredibile di Giovanni 4, dall'incontro di Gesù con la Samaritana. Abbiamo visto la donna che va nel villaggio a raccontare alla gente di aver incontrato il Messia. Ma la scena poi torna a Gesù e i discepoli. E al versetto 31 i discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma al versetto 22 dice: Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni agli altri: Forse qualcuno mi ha portato da mangiare. Gesù disse: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Compiere l'opera sua. È un passo che spesso mi ha colpito, anche perché il brano inizia con Gesù che è stanco e che ha sete e che probabilmente ha detto ai discepoli: andate voi a prenderlo da mangiare. Perché sono stanco. Ora, ecco che arrivano i discepoli, portano del cibo e Gesù dice: No, non ho fame. E a volte noi pensiamo a un Gesù così asceta, così santo, no? Da non aver bisogno di mangiare, a digiunare. In realtà Gesù ha un'altra reazione. Gesù è strafelice. Gesù sta gioendo in maniera incredibile perché ha potuto parlare a quella donna, ha potuto cambiare la vita a quella donna. Questo lo ha reso così contento, non ha bisogno di mangiare. Non ci capita a volte a noi momenti di gioia particolare. Saltiamo anche il mangiare perché siamo così felici, così contenti. E Gesù, facendo questo, insegna qualcosa di dice ai discepoli: Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Quando noi compiamo l'opera di Dio, quando noi facciamo quello che Lui ci chiede di fare, non ci riempie una tale gioia che il mangiare non è più necessario. Ci riempie una tale emozione di gratitudine quando noi vediamo un nostro amico che si avvicina al Signore, quando parlo di ministri, quando vediamo gente che viene avanti al nostro appello e la loro vita è cambiata. Siamo così indifferenti. Possiamo esserlo. Vedete, e lo dico con umiltà perché so che anch'io sono così. Dopo aver visto questa donna, la cosa che probabilmente molti di noi avremmo fatto è dire: Ho fame, sì, dammi un po' di un panino o la pizza, quello che avete preso. Ed è qui il punto. Gesù aveva un'altra visione delle cose. Per lui, una donna che si avvicina, una donna che cambia, non è
compiere la volontà di Dio. E noi quando compiamo la volontà di Dio dovremmo essere così gioiosi, così felici, non che dimentichiamo tutto e torniamo al mondo, torniamo al nostro quotidiano, torniamo al nostro modo di essere. La gioia di Gesù comprende non solo il non mangiare, comprende la visione che ha, una visione data da Dio, che vedremo domani.